Guarda bene, siamo uomini di Kuroiwa. Ascoltami, ora che i tuoi uomini sono morti, vuoi continuare a stare nascosto o preferisci uscire allo scoperto e fare un combattimento leale con me? Sei tu che devi decidere che cosa è meglio per il tuo onore. Sei soltanto una donna, per questa volta non ti uccido. Dovresti vivere una vita da donna invece che combattere per Kuroiwa. Itogami ha fatto una strage. Gli uomini di Kuroiwa non sono stati alla sua altezza. Guardate, li ha fatti a pezzi. Prima d'ora non avevo mai visto una cosa simile. La sua abilità con la spada mi dà i brividi. Ricordati della stupenda luna di stanotte. Stiamo per arrivare a Edo. Il giorno dello scontro tra Itto e Rezzuto si avvicina. Che strada sceglierà per raggiungere Edo? Muragumo, secondo te, Itto, che farà? Muragumo pensa che ci siano due strade, una via terra e l'altra via mare con una barca. La prima ipotesi prevede che attraversi Kyotoku, Katushika e Okawa, per arrivare poi rapidamente fino a Edo. Se sceglie l'altra, potrebbe partire da Kawasaki, arrivare fino a Kisarasu e dirigersi infine verso est. Così potrebbe arrivare dal mare, oppure lungo la costa. Abbiamo uomini? Oh, sì. Ci sono più di 500 uomini, signore. Sono pronti a combattere in qualsiasi momento. Gli uomini di Rezzuto Yaju stanno accorrendo a Edo da più di 60 regioni differenti. Gli uomini Yamato Yaju, gli Ovari Yaju, gli Akashi Yaju, i Kuroshiro Yaju. Lo scontro tra Itto e Rezzuto Yaju si sta avvicinando. I capi dei villaggi e i governatori sono tutti corrotti e non ci possiamo fidare di loro. Non sono degni di godere della mia stima. Sono tutti quanti dei vigliacchi. Essi non conoscono il significato della parola onore. Devo contare solo su di voi. Voglio che gli uomini controllino tutte le strade. Sì, signore. Itto è un criminale molto pericoloso. Non dovrete avere nessuna pietà per lui. Il mio ordine è di ucciderlo. Sì, signore. Una domanda, signore. Come dobbiamo organizzare il controllo della rotta di mare? Itto è un uomo troppo furbo. Non sceglierà di arrivare dal mare. Arriverà da terra, certamente. Ma io sono un uomo molto prudente e non tralascio nessuna possibilità. Farò controllare tutta la costa. Va a chiamare Shogen Mukai. Vado.
Dimmi cosa vuoi che faccia, Rezzuto. Sono sempre felice di poterti servire, mio signore. Grazie. Hai delle barche pronte a salpare? Certo. Ce ne sono parecchie ormeggiate in porto. C'è la Tenki, la Kirin e la Teriba. Possono salpare in qualsiasi momento. Bene, molto bene. Hai detto che c'è anche la Kirin. È armata, vero? Sì, è armata. Fa salire a bordo i miei uomini e salpa immediatamente. Non c'è tempo da perdere. Chi li guiderà? Sarai tu il comandante. Quale sarà la mia missione? Devi catturare i Togami. È una missione delicata. Non sarai il solo a inseguirlo. Anche alcuni pirati gli sono alle costole. E quella è gente molto esperta negli scontri in mare. Devi essere molto prudente. Non posso accettare, nobile Yaju. Che cosa dici? Ti chiedo perdono. Purtroppo le barche che ti ho nominato non sono mie. Mi sono state date in custodia. Le barche appartengono allo Shogun e solo lui può prendere una decisione. Usarle per una lotta privata fra samurai è assolutamente contrario ai miei principi. Questo nuocerebbe al buon nome dell'amministrazione. Come osi parlare in questo modo al tuo signore? Te ne potresti pentire. Io ho avuto carta bianca dallo Shogun. Ricordati che sono il sovrintendente militare. Non eseguire i miei ordini può costarti caro. Ho detto di imbarcare tutti gli uomini. Uomini rozzi. Ascoltate. Siete nell'ufficio delle guardie costiere. Comportatevi educatamente. Toglietevi il cappello. Siamo qui per ordine del nobile Yaju. Mi ha detto di presentarmi a te per avere il permesso d'imbarco. I miei uomini sono tutti pronti. Per me va bene. Iniziate quando volete. Yaju ci ha affidato una missione molto importante. Dobbiamo uccidere i Togami. I pirati come gli uomini di Kuroiwa che scorrazzano per i nostri mari non ci riguardano. Dare la caccia a quegli avventurieri è soltanto affar tuo. Scusaci. Dannazione! Non posso credere che... Chikara, taci. Padre! Attento a quello che dici, Chikara. Ma io... Ha ragione. Il suo furore è del tutto giustificato. Anch'io la penso come lui. Quel battello non appartiene a Yaju. Presto, sbrigatevi! Su, forza! Scaricate velocemente. Quella roba è dello Shogun. Maneggiatela con attenzione, è delicata. Cosa stai facendo? Quella roba appartiene alla Kirin. E tu chi sei? Io sono Tajima Iwabe, di Muragumu Yaju. Allora quello che sto facendo non ti riguarda affatto. Noi non abbiamo niente a che fare col tuo padrone Rizzuto Yaju. Cosa intendi dire? Stai calmo, Shimada. Perdona la sua intemperanza, signore, ti prego. È ancora molto giovane. Io sono il secondo comandante della Kirin, Yogo Ishigaki. Sai dirmi cosa stanno facendo? Stanno scaricando la Kirin. Perché lo fanno? È un ordine. Quella roba appartiene allo Shogun. Il nobile Mukai l'ha ordinato. Me la pagherà cara. Shogun, a che serve tutto questo? Stai sprecando del tempo per scaricare la Kirin. Hai deciso di metterti contro la famiglia Yaju? Spiegati, Shogun. Certamente no. E non riesco a capire perché ti rivolgi a me in questo modo. Io non ho intenzione di mettermi contro la famiglia Yaju. Sto semplicemente facendo il mio dovere. Quale dovere, Shogun? Tajima Iwabe, io ho la responsabilità di questo porto. Tutte le navi ormeggiate qui mi sono state affidate e devo risponderne direttamente allo Shogun. Ti posso assicurare che sto facendo del mio meglio per eseguire l'ordine del nobile Yaju. Ma intendo anche controllare la barca da cima a fondo prima che salpi. Non intendo lasciare nulla al caso. Forse tu non sei d'accordo con me? Ascoltami. A bordo della Kirin ci saranno persone importanti quanto te. Io voglio che il ti assicuro. Devo usare la massima prudenza. Ne stai usando troppa di prudenza.
Lo capisci che abbiamo i minuti contati? Itto ci sfuggirà se perdiamo altro tempo. Cosa vai dicendo? Non puoi rimproverarmi di usare troppa prudenza. Non dimenticare mai che quel battello è dello Shogun. I miei uomini lavoreranno tutta la notte. Potrai salpare domani mattina alle 6. Di conseguenza, stai calmo e cerca di riposare fino ad allora. Gli uomini di Kuroiwa non impareranno mai niente. Shogun! Non possiamo tardare oltre. Dà l'ordine di salpare se ti è cara la vita. Shogun! Uomini, sistemate il carico. Fate presto! Svelti, svelti! Sta a sentire. Qui gli ordini li do io. Questi sono i nostri uomini. Che cosa? È tutto pronto, hanno finito. La barca è pronta a salpare. Sali a bordo, ti prego. Quella chi è? Cosa ci fa quella ragazza qui dentro? Non riesco a capire. Perdonatemi, vi prego, perdonatemi. Perché ti sei nascosta nel cesto? Vi scongiuro, perdonatemi. Non fatemi del male, ve ne prego. L'ho fatto per vedere mia sorella. Lavora in una casa di piacere a Nisarasu. Vi prego, mia madre è ammalata e vuole vederla. Vi prego, aiutatemi. Fatemi venire con voi. Devo assolutamente arrivare a Nisarasu. Questo battello non arriva a Nisarasu. Quando saremo vicini alla costa, proseguirò a nuoto. So nuotare molto bene, ce la farò. Ma devo assolutamente andarci. Vi prego, vi prego. Smettila di piangere, non serve a salvarti. Fermati. Arrivi al momento giusto, Shogun. Se vuoi, lascerò che sia tu a tagliare la testa alla ragazza. Perché vuoi ucciderla? Ha cercato di intrufolarsi in mezzo al carico nascondendosi in un cesto. Ecco perché. Potrebbe essere una spia. Ho sentito dire che il vicecomandante di Kuroiwa è una donna. Potrebbe trattarsi di lei. Anche i pirati di Kuroiwa cercano Itto per riscuotere la taglia. Io dico di ucciderla. Ma che cosa succede se dopo che l'abbiamo uccisa scopriamo che si tratta davvero della figlia di un pescatore? Che importa, è solo una ragazza. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Prendila e portala a bordo. Di agli uomini che le diano qualcosa da mangiare. Sì. Grazie infinite, mio signore. Scusami, mio signore. Stai zitto. Esegui. Dannazione a te, Shogun. Questo è troppo. Non interferire. Sono io il comandante. Sono io che decido quello che si deve fare sulla barca dello Shogun. Lo so, ma quale legge ti permette di condurre a bordo di questa barca una donna che non sappiamo chi sia? Non c'è nessuna legge, ma dato che accolgo gentaglia come te, Chikara, portala via. Sì, padre. Dannazione! Stammi bene a sentire. Sono il comandante della Kiri, non scordarlo più.
Se intendi sconto. Salpate l'ancora! Issate le vele! Sia che tu venga per terra, sia che tu venga per mare, i miei uomini ti stanno aspettando per ucciderti, i Togami. Daigoro, ti aspetteremo qui, né per terra né per mare. Noi entreremo ad Edo sulla Kirin. Aspetta e vedrai. Se fossi Itto, non entrerei a Edo né per mare né per terra. Se fossi Itto, aspetterei. Aspetterei in mare. Sei troppo vecchio, Yaju. Non sai più leggere nell'animo umano. Sono Itto e suo figlio. Sbrigatevi! Dobbiamo caricare. Sì, signore. Anche 100 uomini come te non sarebbero capaci di ucciderlo. Ci dobbiamo pensare noi. Fuoco! Siamo troppo lontani. Sciogliete le vele! Ammainate le vele! Ammainate le vele! Ammainate le vele! Sei impazzito! Cosa significa? Che pensi di fare se la barca dello Shogun dovesse essere danneggiata? Stai calmo, Ivabe, guarda. La barca di Itto non è distante. La possiamo raggiungere in un attimo. Maledetto! Hai paura che scappi con la sua barchetta? Hai paura di non farcela? Un samurai degno di questo nome non chiede mai aiuto a nessuno. Risolve tutto da solo. E in qualsiasi circostanza è sempre pronto a morire. Adesso guardati dentro. Pensi di essere un vero samurai? Dannazione! Sei qua, Itogami. Né per terra né per mare. Vorresti entrare a Edo col battello dello Shogun? Uccidetelo! Maledetto, combatti con me! Fermi! Oh.
Uomini, calmate i vostri animi e rinfoderate le spade. Il nostro compito è quello di proteggere la barca. Sarò io che mi batterò con lui. Padre! Onorato di conoscerti. Mukai Shogen è il mio nome. L'onore è mio. Io mi chiamo Itogami. Il tuo aiuto è stato prezioso. Ti sono molto grato per avermi lanciato la corda. Non sarei mai riuscito a salire altrimenti. Non ringraziarmi. Non sono un uomo di Yaju. Sono un samurai. Non mi piace vedere uccidere un uomo che non si può difendere. Lo fanno solo i vigliacchi. È per questo che io preferisco scontrarmi con te ad armi pari in un combattimento leale. Perdonami per aver ucciso i tuoi uomini. Ti chiedo umilmente scusa. Ti perdono. Anche lo shogun è un samurai e comprenderà. Un samurai ha il dovere di difendersi quando viene attaccato. Se sarai tu il vincitore, i miei uomini si occuperanno di te. Ti condurranno sull'isola di Reigan e ti consegneranno alle guardie. Ti prego di evitare inutili spargimenti di sangue. Mukai Shogun, hai la mia parola. Io uccido soltanto per difendermi. Cominciamo. Guardate! Chikara, il codice d'onore dell'agente di mare dice che si deve prestare soccorso a chi si trova in pericolo. Lo so, ma ora... Ho detto vai, Chikara. Sì, padre. Itogami, ti chiedo di interrompere la lotta. Solo per un minuto. Dopo potremo riprendere il nostro combattimento. Perché mi chiedi questo? Voglio che mio figlio assista alla nostra lotta. Voglio che impari come si vive e come si muore da samurai. Ti ringrazio, Ito. Padre. Chikara, osserva con molta attenzione. Sì, padre. Ogami, sono pronto. Cominciamo. Chikara, issate le vele. Padre, che hai? Issate le vele. Agli ordini. Genemon, io ti affido il comando del battello. Ito deve raggiungere Reigan. Fai come ti ho detto. Sì, signore. Chikara. Ti ascolto. Tu sei ancora giovane e impulsivo. Io voglio che tu diventi un buon... Padre, no! È morto! Da samurai. Un altro samurai.
degno di portare questo nome è morto. Che tu sia maledetto, Itto. Battiti con me ora. Fermati! Voglio battermi, Genemon! Voglio battermi! Calmati! Ricorda le parole di tuo padre. Devi diventare un samurai. Tu non puoi competere con me, ragazzo. Perché non cerchi di essere più prudente? Ecco, adesso tocca a me. Ora con questo ti faccio un fiore. Io ho una bella casa, mio padre fa il sarto e ho anche una sorella. Sai, mio padre ha una barca, si chiama Katubuki. Ora non l'ha più. Ero con la mia famiglia e stavamo tutti pescando quando la barca urtò contro uno scoglio. Uno scoglio che nessuno aveva visto. E cademmo in acqua tutti quanti. Io mi afferrai a una trave. Degli altri non so più niente. Ti chiedo scusa. Ora continuiamo col nostro gioco. Così. Non credere che sia una cosa facile. Oh, ecco qua. Questo è un ponte. E ora lo dismo e facciamo un'altra cosa. Ascoltate. Dovete uccidere Itto in qualunque modo. Se lo portassimo a Edo su questa barca, sarebbe un duro colpo per il nome della famiglia Mukai. Per riscattarci con Retsuto Yaju dovremmo ucciderci. Ma noi uccideremo Itto. Genemon non deve saperne niente. Siete tutti d'accordo? Sì, certo. E questa è una scimmietta. Ti piace? Ora facciamo il telaio. Ti ho scoperta. Tu sei il vice comandante degli uomini di Kuroiwa. Non puoi negarlo. Che cosa vuoi da me? Non aver paura, non ti succederà niente se sarai gentile con me. Tu sei molto bella, mi piaci molto. Lasciami stare, non toccarmi. So che non ti occorreva il mio aiuto. Ti chiedo perdono, Itto. Un vero samurai rispetta sempre le promesse che ha fatto. Ti riporterò a Reigan. Spero che questa traversata prosegua tranquilla per te e tuo figlio. Il pugnale di Muragumo. Devono essere stati gli uomini di Muragumo Yaju a ucciderlo. Muragumo Yaju? Dove pensi che siano? Sono dappertutto. Fanno parte di un'organizzazione segreta. Non capisco. Retsuto ha inviato le sue spie in ogni clan.
Sono insospettabili, vivono perfettamente inserite in mezzo agli altri. Così non possono essere scoperte. Riferiscono a Rizzuto qualunque cosa avvenga. Per questo sporco lavoro hanno scelto i Murago Muyaju. I Murago Muyaju? Pensi che siano anche tra di noi? Non capisco. Perché l'ha fatto uccidere? L'obiettivo di Rizzuto è Itto Ogami. L'ha fatto perché ha voluto darci una lezione. Una lezione? È così. Teme che qualcuno parli delle sue malvagie intenzioni allo Shogun. Questo è soltanto un avvertimento, forse ci ucciderà tutti. Ti piace? Oh, è veramente grazioso. Perché l'hai fatto? Che succede? Dimmi chi è stato. L'hai visto? Tu sai chi è il Murago Muyaju, vero? Dimmelo. Devi dirmi chi è. I nostri uomini sono morti. Io so che il Murago Muyaju è tra noi. Voglio sapere chi è! Calmati, Chikara. Così non risolvi niente. Ma come puoi dirmi di stare calmo? Maledizione. Se non sbaglio, sei stato tu a dirmi che Rizzuto ha spia dappertutto. Genemon, ti prego, dimmi la verità. Tu sei uno di loro. Può darsi. Ma può anche darsi che sia tu uno di loro, Chikara. Come posso saperlo? Come ti permetti? Vedi, Chikara, non avresti mai dovuto dire una cosa del genere. È stato un grosso errore. Ora che tuo padre è morto, tu stai per prendere il suo posto, rammentalo. D'ora in avanti avrai molte responsabilità. Sei ancora molto giovane, ma imparerai. Tu dovrai in qualsiasi momento essere in grado di controllare le tue emozioni. Ascoltami bene, tutti gli uomini a bordo del battello dipendono soltanto da te. Se tu hai paura, anche loro avranno paura. Sta attento! Trovatelo! Cercatelo dovunque, presto! Andiamo, svelti! Ti ho scoperto! So chi sei, Murago Muyaju. Avrei dovuto essere più prudente. Non ho mai sospettato che fossi tu. Ora è giunto il momento di batterci. Genemon è morto. Genemon! Lascerò uccidere. Mm.
Sei stata tu a uccidere i miei uomini. Come ti senti? Sei stato ferito? È roba da niente, grazie. Mi hai salvato la vita. Un vero samurai deve sempre tener fede alla parola data. Ti riporterò indietro sano e salvo, come avrebbero fatto Genemon e mio padre. Stupenda luna di stanotte. Ormai si vedono le luci di Reagan. Ho mantenuto la promessa. Preparati a combattere con me. Se sarai tu il vincitore, sarai libero. Sono pronto a incrociare la mia spada. Se vuoi, possiamo cominciare. Siamo rimasti solo noi. Battiti! Hai vinto. Ti chiedo un ultimo favore. Voglio morire come mio padre. Voglio morire da samurai. Io sono pronto. Nessuno sa cos'è un samurai. Solo un samurai può dirlo. È un essere particolare. Solo lui conosce le regole. Ma quanti samurai sono veramente degni di portare questo nome? Il lupo e suo figlio vivono tra la vita e la morte.
Il giorno in cui potranno ammirare la luna piena è ancora lontano.